Allora, io sono Chiara Agnello, sono la responsabile sud dei Centautori e adesso vi leggerò di seguito le motivazioni per la premiazione dei due corti che abbiamo scelto. Uno di questi è Polaroid Girl, un cortometraggio in concorso al Sicilia Queer Film Festival, e la nostra motivazione per il premio è la seguente. Per la geometria della narrazione, che in modo simmetrico e puntuale rappresenta con garbo l'evoluzione naturale di una storia d'amore nata da un incontro casuale e fortunato. Per la cura dei dialoghi e la fluidità della recitazione delle due brave attrici che da questi ne deriva. Per il binario parallelo delle due tracce, quello della vita sessuale e quella della vita lavorativa, che intrecciandosi sul finale mostrano come la realizzazione come esseri umani passa attraverso l'appoggio e l'approvazione di chi ti ama per quello che sei. Per la naturalezza dello sviluppo di questa semplice e normale storia d'amore. Nella sezione fuori concorso per gli italiani abbiamo scelto il cortometraggio Dildo Tettonica per principianti e anche qui vi leggo la motivazione. Onesto, graffiante, diretto, ironico, veramente queer, forse il più queer di tutti i corti anche della sezione in concorso. La narrazione di questo cortometraggio passa attraverso la descrizione sincera di una donna che non pone limiti al suo essere e alla sua sessualità, che continua a scoprire e stimolare ogni giorno, grazie all'emancipazione da una forzata definizione di se stessi, dei propri gusti e della propria evoluzione umana. Liberata e liberatoria, l'idea di una sessualità che alla fine si riconosce nella non definizione di un raggio d'azione limitato e che diventa una nazione aperta, senza confini, recinzioni e dogane. Ancora un grazie al Sicilia Queer Film Festival che ci ha ospitato anche quest'anno, a nome dell'Associazione Centautori, grazie ad Alessandro Rais e grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questo festival. Viva!